Il 10 gennaio del 49 a.C., Giulio Cesare, alla testa del suo esercito di ritorno dalla Gallia Transalpina, varcò in armi il Rubicone, dando inizio alla guerra civile contro Pompeo. Il Rubicone è un fiumicello dell'Emilia-Romagna che al tempo segnava il confine tra la Gallia Cisalpina, corrispondente all'attuale pianura padana, e il territorio della Repubblica di Roma. In base a una legge approvata da Cornelio Silla, un condottiero doveva congedare il suo esercito prima di entrare in territorio romano, altrimenti sarebbe stato dichiarato hostis publicus, nemico dello Stato. Cesare prese questa grave decisione dopo che il Senato e Pompeo gli avevano intimato di tornare a Roma in seguito alle vittoriose campagne galliche, e Cesare, non volendo restare in balia dei suoi avversari, preferì violare la legge e dare inizio a un sanguinoso conflitto con il condottiero nemico. Lo stesso Cesare, nei suoi commentari sulla guerra civile, descrive il suo ritorno in Italia senza enfasi e senza neppure nominare il passaggio del Rubicone. Viceversa lo storico dell'età imperiale Svetonio, nella sua biografia del grande condottiero, narra il passaggio del fiume in modo assai più teatrale, come il frutto di una grave decisione presa da Cesare con le famose parole iacta alea est per dire che si assumeva un rischio elevato. Secondo Svetonio, la decisione è influenzata anche dal particolare, ovviamente leggendario, della prodigiosa apparizione di un giovane dall'aspetto divino, che sembra indicare al condottiero la via da percorrere. Mentre esitava, gli si mostrò un segno prodigioso. Un uomo di straordinaria bellezza apparve improvvisamente seduto poco distante, mentre cantava, accompagnandosi con la zampogna. Per ascoltarlo, erano accorsi numerosi soldati, e fra questi alcuni trombettieri. L'uomo allora, strappato a uno di questi il suo strumento, si slanciò nel fiume, suonando a pieni polmoni una marcia di guerra, e si diresse verso l'altra riva. Allora Cesare disse: «Andiamo dove ci chiamano i segnali degli dèi e l'iniquità dei nostri nemici. Il dado è tratto». Di tono simile anche la descrizione dell'episodio nel poema Bellum Civile di Lucano, scritto nell'età di Nerone e rimasto incompiuto per la morte dell'autore. Lucano, di fede repubblicana e critico verso il potere degli imperatori, nella sua opera dipinge Cesare come una sorta di eroe nero, che scatena per ambizione personale una guerra fratricida che causerà il crollo della Repubblica. Il passaggio del Rubicone è narrato come momento di svolta in cui il condottiero è colto inizialmente da dubbi, ma poi si scuote e decide di varcare quel confine abbracciando un destino irrevocabile. A differenza della biografia celebrativa di Svetonio, qui l'attenzione si concentra sulla determinazione di Cesare, deciso a non fermarsi pur di realizzare i suoi progetti di dominio. Cesare, non appena toccò l'altra riva e si fermò nei campi italici, che gli erano stati interdetti, disse: «Qui, in questo momento, abbandono la pace e il diritto calpestato. Seguo te, fortuna, ormai i patti non abbiano più valore. Ci siamo affidati al destino, che sia la guerra a giudicare». In realtà, come detto, Cesare nei suoi commentari non fa cenno al Rubicone e tende a scaricare su Pompeo e il Senato la responsabilità della guerra, affermando di essere stato costretto a prendere la drastica decisione. Nella sua opera il condottiero attribuisce ai suoi avversari la volontà di metterlo all'angolo, imponendogli di rientrare a Roma da privato cittadino per tendergli degli agguati, e presenta Pompeo e altri senatori mentre tramano contro di lui e richiamano truppe. Viene emanato persino un senatus consultum ultimum, ovvero un decreto di emergenza come se lo Stato fosse in estremo pericolo, e Cesare sottolinea la gravità di quest'atto. Parlando alle truppe quando è ancora in Gallia Cisalpina, quindi prima di attraversare il confine, il generale si rivolge ai soldati esortandoli a difendere il suo onore dai nemici, e la risposta dei veterani è a suo dire entusiasta. I soldati della 13ª legione che era presente alzano un grido di approvazione, proclamando di essere pronti a respingere le ingiurie arrecate al loro comandante e ai tribuni della plebe. Comunque lo si consideri, il gesto di Cesare assume il carattere di una svolta drammatica nella storia di Roma repubblicana e le vicende successive della guerra porteranno alla nascita del Principato, processo portato poi a termine da Ottaviano Augusto.
il passaggio del Rubicone è divenuto proverbiale a indicare una grave decisione, quando si varca una soglia senza poter tornare indietro e andando incontro a conseguenze irreparabili. L'episodio, anche grazie alle rielaborazioni letterarie degli autori antichi, ha ispirato artisti di varie epoche, molti dei quali ritraggono Cesare come il condottiero fatale che affronterà il suo destino con tragica determinazione.